Luigi nacque nel 1568 a Castiglione delle Stiviere, in provincia di Mantova, figlio di Ferrante Gonzaga. La madre era la contessa Tana di Santerna. Luigi, figlio primogenito, era nato dunque per essere nobile e ricco, felice e condottiero di esercito. Rullino i tamburi in onore di Luigi, che sarà il vostro comandante. È il figlio del duca Ferrante. È ferito. Ma come avrà fatto? I nostri nemici sono fuggiti. Luigi, fratello mio, dobbiamo tornare a casa perché stasera siamo ancora ospiti del granduca Francesco. Un attimo solo, fammi andare in chiesa un po'. Sento sempre il bisogno di pregare il Signore nostro Gesù. Signore, io voglio dedicarmi esclusivamente a te. Aiutami e guidami. Qui a Madrid, il re imperatore Filippo ha avuto parole di elogio per te. Padre, devo dirvi che vi ringrazio di tutto, ma tutta la mia anima è per il Signore. Col vostro permesso, io vorrei entrare a far parte della Compagnia di Gesù. No, mai e poi mai! Ma sei impazzito! Filippo II, il sovrano più potente del mondo, ti degna della sua considerazione e tu andrai a raccontargli che vuoi essere gesuita. Non ho deciso io, è il Signore, il sovrano del mondo e di tutto l'universo, che mi chiama. Per me l'argomento è chiuso, ne discuteremo a Mantova. La madre era felice della coraggiosa scelta del figlio e alla fine anche il padre Ferrante non poté più opporsi. Signor padre, mi metto nelle vostre mani. Fate di me quello che vi piace. Ma ripeto che Dio mi chiama al suo servizio. E confermando quanto sopra, rinuncio alla primogenitura e a tutti i benefici di essa a favore di mio fratello Rodolfo, che sarà duca. Mentre io, da oggi, farò parte della Compagnia di Gesù. Padre, non potete entrare in casa nostra. Potrebbe essere una malattia grave e nessuno per ora può avvicinarsi a noi. Volete che vada da quelli che stanno bene e non hanno bisogno? Tuo marito è mio fratello ora. Non è nulla. Voglio morire per te, oh Signore. No, questo è peccato. Non si può chiedere la morte. No, Luigi. Non è sbagliato desiderare la morte per unirsi a Dio. È solo importante che si accetti sempre liberamente la sua volontà. Morì a 23 anni. Le sue ultime parole sono due versi del Salmo. Come la cerva anela ai corsi delle acque, così l'anima mia anela a te, mio Dio.